Funziona così. Allora, io ho la cartellona immagini. No? Dentro la cartellona immagini ho tante N sottocartelle. Che però, attenzione, queste cartelle le ho create io. Io non so, non è detto. Può essere che l'abbia fatto io in un può essere di... comunque per dire quando io... di bravura eccezionale. Quando io compro un computer, io ho solamente la cartellona computer nuovo. Poi con l'uso si creano delle cartelle qui dentro che sono le cartelle nelle quali io conserverò le mie foto a seconda del soggetto. E poi ho più o meno foto sparse. Il mio scopo adesso è, punto 1, crearmi una nuova sottocartella. Punto 2, all'interno, quindi questa, sì, all'interno della nuova sottocartella, spostare alcune foto che io voglio conservare. Vuoto generico su uno spazio bianco. Clic, ah, caspita, allora me l'ho detto, aspetti, clic su spazio bianco vuoto generico, se volete, sì, ma... sì, guarda, sì, spero che... con tasto destro. Vi ricordate, se come al solito, se è un click normale vi dico solo click e basta. Se è il tasto destro, io ve lo dico, ve lo specifico, ebbene in questo caso se faccio con un clicco sinistro non viene niente, certo. Deve essere per forza tasto destro. Quindi clicco sul tasto destro, punto 2. Nella finestra. Facciamo che, allora, detti a voce più alta e io la correggo. No, no. Così vediamo se lo ricorda. Nella finestra cliccare giusto. Su, aspetta, com'era? Nuovo. Nella finestra cliccare su nuovo. Clicco maiuscolo. Beh, questo... diciamo che esatto, questo stiamo veramente fin troppo precisi. Nella finestra cliccare su nuovo, punto 3. Cliccare su cartella. Noi nel punto 4 diamo il nome, però cerchiamo di scrivere le cose un po' precise che poi dopo a casa le capiamo. Punto 4, senza... No, perché se noi non facciamo click da nessuna parte, non tocchiamo niente, e appena facciamo click su cartella iniziamo subito a scrivere, non abbiamo neanche bisogno di cancellare. Il computer in automatico cancella il nome che aveva dato, nuova cartella, e scrive subito il nostro. Prima non l'abbiamo fatto perché lei, tra questo punto e questo punto, mi aveva fatto un click bislacco un po' in giro. E quindi in quel caso c'era bisogno di cancellarlo. Ho capito. Se noi invece, dal punto 3 al punto 4, facciamo un click su cartella e poi subito scriviamo il nome, il computer subito che prende il nostro nuovo nome. Bellissimo, che bello. Quindi punto 3, cliccare su cartella. Punto 4, subito... immantinente scrivere il nome titolare della cartella, il nome della cartella. Modi per fare la stessa cosa con il computer, più o meno semplice. La più semplice. La più semplice e che vale di più, cioè che vale su tutti i computer. Non sono capace, non mi interessa, ci ho preso il manuale. Mettere il mouse in una parte bianca. Aspetta, dopo ci detta.
Posizioniamo il mouse in una parte bianca. Facciamo un clic con il tasto destro. Esce cartella. Scegliamo nuovo. Nuovo, esatto. Cartella. Cartella. Perfetto, che bello. Ecco, il computer, fermi. Il computer subito crea una nuova cartella. Ed entra subito, sta subito aspettando il nome, perché la prima cosa... senza fare Clic. Non faccio niente. La prima cosa che dobbiamo fare, una volta che abbiamo creato una nuova cartella, è intitolarla, cioè scrivere come la intitoliamo. Intitoliamola... dobbiamo cancellare la nuova cartella. Un momento, vedo lei chi... Via. Tante volte, no? Quello per cancellare, tante volte. Ah, ecco. Dobbiamo cancellare, perché il computer, per non sapere né leggere né scrivere, la chiama nuova cartella, ma non ha senso per noi. Dobbiamo mettergli un nome. E quindi la chiamiamola... Dipende se questo sta a noi, se è una cartella che decidiamo che conterrà paesaggi, la chiamiamo paesaggi. Una cartella il cui nome... Esatto, una cartella il cui nome... esemplifichi un pochino quello che conterrà.